Educazione finanziaria, tutti d'accordo sul fatto che serve, ma opinioni divise sul come andrebbe declinata l'educazione finanziaria e soprattutto su chi dovrebbe farsene carico. Qual è la sua sensazione dopo il convegno al Financial Forum? Ma io credo che fondamentalmente quello che è emerso chiaramente è che, data una certa informazione finanziaria, ecco, informazione o forse una certa educazione finanziaria di base, quello che poi serva realmente al risparmiatore, perché poi è il risparmiatore che ha bisogno di sapere come investe il proprio risparmio, è una relazione con uno specialista che sia in grado realmente di interpretare il bisogno della persona. Noi parliamo molte volte di propensione al rischio, ma non parliamo quasi mai di avversione alle perdite, e allora un prodotto può darci l'idea di avere un certo tipo di investimento nel momento in cui lo stiamo comprando, ma non sappiamo che cosa possa accadere se quel prodotto presenti poi delle perdite, non conosciamo la nostra reazione. Ecco che quindi interpretare bene il bisogno del cliente significa poi poter comprendere bene quale prodotto per lui può essere il migliore. Nel momento in cui si crea una relazione personale, consulente, specialista, cliente, io, una volta che ho interpretato il suo bisogno, sono in grado di potergli offrire il miglior prodotto, il prodotto più adeguato al suo profilo. Questo significa spiegare al cliente, quindi creare una vera occasione di educazione finanziaria, ed ecco perché credo, ma senza dir nulla di nuovo, che la consulenza face to face sia una vera e propria occasione importantissima di educazione finanziaria. Ne parlerete anche al prossimo congresso di Assoreti, che se non sbaglio è previsto ormai per il prossimo anno in occasione del trentennale dell'associazione, giusto? Sì, ma non credo che, cioè, il tema dell'educazione finanziaria è un tema che è stato dibattuto, verrà dibattuto in tante sedi, e quindi non credo che sarà oggetto comunque del nostro congresso prossimo. Che comunque è confermato per maggio. Dovrebbe essere per maggio. Perfetto, noi continuiamo a seguirvi. Intanto grazie mille per la disponibilità. Grazie.